Cosa c'è di meglio che trovare un ristorante dove si mangia bene e che abbia al suo interno un albergo davvero delizioso? Il Cavaliere Nero. Seguitemi. Sono con Mario, proprietario del Cavaliere Nero. Buonasera Mario. Buonasera. Allora, quali sono i piatti che presentate qui al ristorante? Allora, noi facciamo per esempio la zuppetta del cavaliere, che è un antipasto fatto in crosta, in una zuppierina che viene messa dalla pasta di pizza, e dentro viene fatta una zuppa tutto fresco, poi viene cotta al forno, che poi viene mangiato sia la pasta sopra, che viene una schiacciatina, che è all'interno, molto buona. Poi siamo sul mare del Tirreno, sì, che abbiamo del pesce nostrale, pesce fresco, delle spigole orate, mormore, che si possono fare a secondo la richiesta del cliente. Tutti i dolci li facciamo noi, partendo dalle cialde con della crema chantilly e delle fragole fresche, del tiramisù, del crème brûlée, oppure abbiamo una pizza fatta al forno a legna con il nostro pizzaiolo napoletano. Napoli, la pizza è buona, i napoletani sono bravi a fare la pizza. Certo. Poi facciamo dei primi che si possono fare, facciamo un po' tutto con la pasta fresca, dei ravioli con ripieni, con tanti tipi di ripieni, con dei porcini freschi, oppure facciamo di terra, dei filetti alla griglia, oppure all'alpina, che mettiamo delle cappelle di fungo sopra, e delle bistecche, delle tagliate. Ci abbiamo tante per tutti i gusti e per tutti i portafogli. Ecco, insomma, per specialità mare, terra, però la cosa particolare qui del Cavaliere Nero è che voi avete anche un albergo, qui si può anche dormire. Certo, la struttura c'ha anche un albergo di 20 camere, tutto ristrutturato, con bagno, ogni camera c'ha il suo bagno, televisione, punto internet, il nostro parcheggio che è proprio all'interno della struttura, proprio per i clienti dell'albergo. È un albergo proprio sul mare, perché noi da qui vediamo il mare, ci distacca solamente un pezzettino di pineta, ma quando uno parcheggia la macchina è praticamente sul mare, e la nostra forza è quella lì. Grazie Mario, hai detto tutto, sei stato bravissimo, grazie. Grazie.